Roberto Chevalier, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista. Inauguriamo il 2012 continuando con lei una serie di interviste agli adattatori, dialoghisti e direttori di doppiaggio per permettere ai tanti visitatori del nostro sito di approfondire un aspetto del doppiaggio che ha grande spazio negli incontri e dibattiti che si organizzano all'atere di alcune manifestazioni legate al mondo delle voci, dove purtroppo l'aspetto ludico spesso prevale su quello culturale. Prima di tutto, però, non possiamo non parlare della sua attività di attore bambino nel cinema. Il suo esordio avviene nel 1957 nel ruolo di Cecchino in Giovani mariti di Mauro Bolognini. Tutti gli attori sono doppiati tranne Franco Interlenghi. Un bel esordio se si pensa al cast di attori: Antonio Cifariello alla voce di Pino Locchi, Raff Mattioli di Massimo Turci, Ennio Girolami di Giuseppe Rinaldi e lei, paradossalmente, la voce di Ludovica Modugno. Sì, Cosa ero ricorda piccolina. della sua prima esperienza nel mondo del cinema? Ma io mi ricordo che faceva un freddo cane, era inverno, e quando giravamo a Villa Borghese, Antonella Lualdi, che teneva la pelliccia, prima, tutti i vestiti primaverili, aveva addosso la pelliccia e mi teneva dentro fino all'ultimo momento. Ciac, motore, via, via, vai via Robertino, mi scaldava, poi si toglieva la pelliccia, azione, facevamo la scena. Poi ricordo anche che giravamo una scena all'Acqua Cetosa, di fronte dove adesso c'è il Bowling Brasswich, dall'altra parte c'era un circolo e ho questa immagine di una ragazza che nuotava nella piscina. E era già maggio, quindi faceva un po' meno freddo. E questa ragazza nuotava nella piscina, io rimasi così affascinato da questa ragazza come nuotava. E lì c'era Anna Maria Guarnieri che mi fece una dedica sulla foto, a Cecchino senza denti, sperando che questo film ci porti fortuna, perché era il primo film che lei faceva. E ci ritrovammo 2 anni dopo, in compagnia dei giovani con Elsa Albani, Giorgio De Rullo, Romolo Valli, Ferruccio De Cesare, Rossella Falck, facevamo Sesso Debole. E io avevo 7 anni, 1959. E qualche anno prima entra nel cast di La Maya Desnuda. La protagonista è una delle più belle attrici di Hollywood, Ava Gardner, doppiata da Lydia Simoneschi. Ricorda quella splendida donna e la sua altrettanto splendida voce? Beh, Lidia Simoneschi è impossibile non ricordarla come grande doppiatrice, come grande direttrice doppiaggio. Era una persona deliziosa, una signora in tutti i sensi. E mi fece doppiare Mickey Rooney in Gran Premio, la riedizione di Gran Premio con Elizabeth Taylor. Io avevo 17-18 anni. E, no, di Ava Gardner non ricordo nulla perché noi giravamo, ero molto piccolo, avevo 6 anni, giravamo alla Reggia di Caserta. E io ho anche una foto di scena di cui ho fatto un quadro che tengo nel salone della mia casa. E giravo con Antonio Franciosa, con Gino Cervi, con Lea Padovani, ho anche delle foto nella carrozza di fronte al palazzo. E ricordo, pensa, avevo 6 anni, che c'era una ragazza che aveva 3 anni più di me, Pamela si chiamava, era americana, mi piaceva tanto. Come mi ricordo la mia prima cotta alle elementari, sempre in quell'anno, che era la sorella di un mio collega con cui poi feci il romanzo di un maestro, Camillo De Lellis, e si chiamava Michela De Lellis. Però cotta a distanza, cioè ci trovavamo la mattina, si facevano le scale divisi maschi e femmine, noi col grembiulino blu e il fiocchetto bianco, loro col grembiulino bianco e il fiocchetto blu. E la vedevo da lontano e mi prese una cotta tremenda. Non glielo dissi mai perché ero tendissimo, 6 anni. E l'anno successivo recita con Vittorio De Sica in Il nemico di mia moglie. Può darci un ricordo del grande attore e regista? Ma io ricordo anche lì ero talmente piccolo. Io mi ricordo che ho una foto che però non trovo più perché avevo dato da metterla sul mio sito e non la trovo più. Una foto proprio con Vittorio, che poi ne parlai con Christian quando l'anno scorso diressi un suo cinepanettone e poi anche amici miei. E disse: sai che ho una foto con tuo padre quando ero piccolo? Ah, portamela a vedere. E fu in quell'occasione che non la trovai più. E mi ricordo che era una persona di una dolcezza incredibile. E ricordo anche una scena che girai con lui e che mi aiutava a ripetere le battute, ma non ricordo nient'altro.
e dal 1958 al 1976 le gira una ventina di film. Poi le sue apparizioni nel cinema si diradano. È stato il doppiaggio ad allontanarla dal mondo della No, no, celluloide. no, è stata la sfortuna. Nel senso, io prima di una certa età, fino ai 22-23 anni, ho fatto poche cose in cinema. Poi intorno ai 17-18 anni con la ragazza di nome Giulio, una prostituta al servizio del pubblico, avevo ricominciato a fare cinema. Ma io non ho una faccia da cinema, lo dico spassionatamente. Cioè, cosa intendi per una faccia da cinema? È che sono fuori tempo. Nel senso, quando ero ragazzo, ero troppo il bravo ragazzo, andavano di moda gli scapestrati. Io non sono mai stato uno scapestrato. Poi andavano di moda i palestrati. Io non sono un palestrato. Poi andavano di moda i conquistatori. Io non ho l'aria da conquistatore. Poi andavano di moda, cioè, varie tipologie. Io ero sempre un po' fuori tempo. Ci fu un momento in cui a 22-23 anni feci due film da protagonista, che era Amor mio, non farmi male, e il seguito Sono tornate a fiorire le rose, che poi fu spostata un po' l'ottica sui nonni giovani anziché continuare sui ragazzi che diventavano genitori così presto. In quegli anni morì il povero Momo, che rappresentava un po' il giovane, così un po' provereccio, no? Le prime esperienze, eccetera, avendo quest'aria un po' da bravo ragazzo e un po' anche da piccolo paravento. E io, che venivo da una famiglia borghese, da tutta un'educazione molto di un certo tipo, non mi ci trovavo, non mi ci rivedevo a fare l'infermiera, a fare. Quindi lo rifiutai quel film perché facevo le scene di nudo con. Nudo, insomma, era nuda lei, Ursula Andress, io facevo il ragazzino scopereccio con lei. Oppure il film con Carmen Villani, non mi ci vedevo. Non mi ci vedevo in quei ruoli perché venivo dai classici, da una famiglia, il David Copperfield, cioè il classico ragazzo per bene impostato per tutta la mia vita artistica fino ad allora e da una famiglia di un certo tipo tradizionale, non mi ci vedevo. Di conseguenza rifiutai tutti quei ruoli e quindi la porta del cinema mi si chiuse perché in quel momento era quello che il cinema voleva. E poi dopo, ripeto, ho sempre avuto una faccia fuori dal periodo. Dopodiché. E lei porta alla fine degli anni 50 una ventata di freschezza e spontaneità in una televisione didatticamente utile, ma forse un po' ingessata e proiettata verso il mondo dei grandi, lo accennavamo prima. Beh, ingessata no, perché se noi guardiamo a quello che proponeva la televisione dell'epoca, proponeva dei grandi classici, proponeva la prosa vera, proponeva grandi autori, c'erano i romanzi sceneggiati, c'erano le commedie, c'erano gli originali televisivi scritti apposta per la televisione, c'erano tutta una serie di serate di prosa che avevano un unico scopo: educare il pubblico, intrattenerlo facendolo pensare. E quindi ingessata noi lo potremmo dire perché forse non ci si apriva a certi modernismi, anche nel linguaggio non si poteva dire membro del Parlamento, non si potevano fare riferimenti sessuali, non si potevano dire parole che non fossero più che accorte imperante la Democrazia Cristiana. Ma viva Dio! Era un ceto politico, e il suo esponente era Bernabé, che era il direttore della RAI, che però era illuminato. Lasciava che le idee fluissero, soprattutto il messaggio, il veicolo culturale che noi dovevamo lanciare venisse recepito. E abbiamo fatto vendere tantissimi televisori, quindi non la chiamerei televisione E ingessata, la infatti chiamerei parleremo fra vera un attimo. televisione, che oggi, se lei pensa, tutta la classe dirigente, quelli che hanno la mia età, sono figli di quell'epoca e si ricordano tutti quella televisione. Io mi sono trovato a incontrare dei miei coetanei che non conoscevo in posti chiave o in ruoli importanti nella pubblica amministrazione o nella vita di tutti i giorni, nelle professioni, eccetera, che dice: tu all'epoca eri, o lei all'epoca, a seconda del tipo di rapporto, eri il nostro mito, ma anche il nostro incubo, perché tutte le madri dicevano: devi essere come lui, quello è il bravo ragazzo. Era Un mito terribile. modello. Nel 1959 Mario Landi la dirige in Il romanzo di un maestro. Con lei recitano anche altri bambini che diventeranno importanti doppi attori: Massimo Giuliani, Piero Tiberi, Claudio Sorrentino, Anna Rita Pasanisi e Ludovica Modugno. Che ricordi ha dei suoi compagni e del regista Landi?
Noi ci conosciamo da sempre con questi che hai nominato. Tra questi c'era anche Camillo De Lellis, che poi ha lasciato l'arte. E ci incontriamo, lavoriamo insieme quando capita. Quindi sono amicizie che durano da tutta la vita, o se non amicizie strette, rapporti comunque di conoscenza profonda. Di Mario Landi ricordo che io feci il provino in televisione nel 58, perché all'epoca si facevano i provini, e lui era in commissione e io presentai il monologo di Pinocchio. E mia madre, che mi accompagnò, era tutta emozionata, e io le dissi: "Mamma, non ti preoccupare, so il fatto mio". Andai e feci questo monologo, e Mario Landi, che stava per cominciare il romanzo di un maestro, mi chiamò immediatamente per fare questo piccolo ruolo, che era un bambino piemontese, e era il più piccolo della scuola. E io già da quelle primissime esperienze, si andava in diretta e c'erano le prime registrazioni sperimentali con il vidigrafo, e io ho la fortuna di avere quella registrazione, che l'hanno ritrasmessa anni dopo. Dicevo, fin da quell'età, quindi anche inesperto, ero uno che non si perdeva, pronto di riflessi. Quindi la prima scena che io ricordo, che si entrava tutti quanti in classe, in diretta, e bisognava mettere i soprabiti attaccati all'attaccapanni. Io ero il più piccolo, non ce l'avevo fatta, erano entrati prima tutti gli altri, e quando ero andato a mettere, come succede nella vita, ero andato a mettere il mio cappottino, era tutto preso. Non mi sono perso d'animo. Tolto cappello, sciarpa e soprabito, e me lo sono messo sotto il sedere e mi sono messo seduto sul banco, in diretta. E quindi Mario Landi non mancò di far notare al fine della trasmissione questa mia presenza di spirito, ed era un uomo burbero, me lo ricordo sempre con questa pipa, con questi occhialoni, burbero ma molto 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 buono. Tant'è che fu contento di me, questo avveniva nella prima e seconda puntata, mi pare, che per l'ultima puntata volevano dare spazio al mio personaggio. Mi vennero gli orecchioni e non potei andare. E dopo questa esperienza diventa il bambino più presente nella TV dei ragazzi, sia come intrattenitore, e ci riferiamo alla trasmissione Giro Tondo Show con Isa Barzizza, sia come attore, e ci riferiamo allo sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca, una prova di maturità anche se ha soltanto 12 anni. Può parlarci di Lina Wertmüller, alla sua prima esperienza importante da regista? Beh, io anche lì ho diversi ricordi, perché già appunto avevo 12 anni, ma sono ricordi più che altro legati all'ensemble, perché Elina era una che faceva un'orchestra di tanti grandi solisti. E questa è la dote di un bravo regista, cioè dare ad ogni attore una propria importanza, una propria dimensione, facendolo però suonare insieme a tutti gli altri. Così c'è un'orchestra fatta di 30, 40 primi violini, puoi immaginare che cos'è, insomma, è una meraviglia. Ho un ricordo di Sergio Tofano, con cui ho lavorato tante altre volte, di Bice Valori, di Edoardo Nevola, che era un altro dei nostri compagni Altro attore bambino. sì. E nel 1964 la consacrazione come attore giovane in David Copperfield, diretto dal padre degli sceneggiati Anton Giulio Maiano, con il quale girerà poi anche La fiera delle vanità e Le stelle stanno a guardare. Può darci un ricordo dal punto di vista umano e professionale del regista? Io con Maiano ne ho fatte tantissime. Noi cominciamo il David Copperfield nel 64, in sala prove, poi facemmo prima gli esterni, poi nel 65 facemmo tutti gli interni, e i costumi me li dovettero allungare perché io nel frattempo ero sviluppato. E infatti, se guardi le prime registrazioni, mi somiglio molto a quando facevo il giornalino di Gian Burrasca. Alla fine ero più alto, magro, e quando c'è la sovrapposizione con Giancarlo Giannini, che prende il mio posto da grande, camminavamo su due percorsi paralleli con due telecamere, due dolly che andavano indietro. Prima avevano pensato di mettere delle cantinelle alte così, poi si erano dovuti accontentare di metterle appena tanto così, perché essendo io molto cresciuto ero quasi alto come Giannini. Non perché Giancarlo sia basso, ma perché ero io che ero alto. E di conseguenza io ho un ricordo bellissimo di quello sceneggiato, che non solo mi consacrò
tra virgolette, divo per quell'epoca, presso non solo più il pubblico dei giovani, ma anche presso il pubblico adulto. E appunto Maiano, che era anche lui un grande orchestratore, un po' tiranno, un po' tanto tiranno. Io che ho lavorato tantissimo con Maiano, sia in commedie che in sceneggiati, ho un altro ricordo, per esempio, erano le 3 di notte, in quell'epoca si lavorava senza orari, cioè, e lui mi vide da una telecamera fuori onda che sbadigliava, mi disse: Robertino, un attore non sbadiglia mai, non è mai stanco. Sì, lo so, dottore, ma sono le 3 di notte. Fa niente, reagisci. Cioè, era lui che poi era stato, ne parlava sempre, colonnello di cavalleria, militare, insomma, ci considerava un po' il suo esercito, no? Ci spronava, ci incoraggiava e ci tiranneggiava un po'. Ma ecco, ce ne fossero di Anton Giulio Maiano, insomma, grandi registi, grandi soprattutto sceneggiatori, grandi creatori di un genere che adesso non c'è più. Come ho scritto, lei con Tom Cruise ha instaurato uno degli ultimi sodalizi voce e volto degli anni recenti. Con lei vorremmo approfondire il doppiaggio di alcuni film di successo, spesso tralasciati da un'analisi approfondita. Le chiediamo un commento e un ricordo dei seguenti film. Inizierei da Top Gun, 1986. È consapevole di aver fatto innamorare migliaia di ragazze italiane e di aver creato un esempio positivo di eroe per tanti ragazzi. Cosa ricorda del doppiaggio di quel film? Oh, un sacco di cose. Dunque, innanzitutto mi sono accorto di questa di questo delirio che provocava lui nelle ragazze andando a vedere il film al cinema. Adesso guarda, adesso eccolo, adesso dirà questo. Cioè, erano ragazze che avevano visto il film non so quante volte e lo sapevano a memoria. Oggi succede la stessa cosa alle mie bambine quando vedono su Sky un film, ma lì lo ripropongono 3.000 volte. Invece all'epoca, già nel 1986, gli spettacoli dovevi pagare per andare a vedere, quindi era diverso, quindi andavano tante volte a vedere il film. Ed era bello perché, ecco, fu un caso che io capitai su Tom Cruise, perché c'erano tanti ruoli giovani e il direttore Mario De Angelis era un po' indeciso su come distribuirli. E fu un caso che io finii su Tom Cruise, poteva capitarci Sandra Cerbo, Massimo Giuliani invece era già stato deciso che doveva essere Goose. Quindi Sandro poteva anche farlo Sandra Cerbo, che invece poi fece, come si chiama, Ice. E lì niente, fu un colpo di fortuna, ci vuole la fortuna. E poi subito dopo venne... E l'inizio di un sodalizio, sì. Voce e volto. Ma non subito, perché ci fu, diciamo, una progressione, perché lui non faceva poi così tanti film. E anzi, devo dire che ha avuto anche una carriera, e ha tuttora una carriera, piuttosto osteggiata nello Star System. E ne parleremo infatti fra un attimo. Secondo film che vorremmo analizzare con lei è Rain Man, dove lei e Ferruccio Amendola ricreate in sala un duetto memorabile che Hoffman è valso l'Oscar. Doppiasta in colonna separata, e che ricordo ha del direttore del doppiaggio Giorgio Piazza? Cominciamo a doppiarlo insieme, per un po' andammo avanti a doppiarlo insieme. Poi però, che cosa successe? Successe che Ferruccio, siccome timbrava molto poco, lui voleva sempre il microfono qua davanti, molto vicino, perché doveva parlare tutto così, semplice, buttato via, moderno. Io invece timbravo normale, per cui incidevamo separati. Allora tanto valeva fare le colonne separate, perché a un certo momento, poi quando venne l'Agolino, che si adoppiava, potete immaginare, potete ricordare, e allora si viene a rompere, diciamo, questa magia che facevamo insieme, e si crearono dei rallentamenti, per cui dopo Ferruccio aveva impegni, allora a quel punto finimmo in colonna separata lui e finì anch'io in colonna separata. Ma se no il film l'abbiamo fatto per metà, l'abbiamo fatto insieme. E devo dire che si recita molto meglio quando si sta a fianco col collega, e poi soprattutto un collega come Ferruccio, insomma. Ecco, c'era una bella atmosfera creata anche da Giorgio, che Giorgio era anche lui un grande signore del doppiaggio, lasciava molto, molto liberi, dava pochissime indicazioni, ma quelle indicazioni che ti davano la cifra della cosa che stavi facendo. L'anno dopo, nato il 4 luglio 1989, dove è Cruise questa volta a sfoderare un'interpretazione intensa ed emotiva. Secondo lei, perché Cruise è stato spesso ignorato dall'Academy che assegna gli Oscar?
Dunque, è stato ignorato per due motivi. Primo, all'inizio era troppo giovane, rompeva un po' gli schemi. E secondo, il suo coinvolgimento con Scientology e quindi il suo porsi in una maniera così diversa nello Star System, anche in maniera un po', protagonista, ma nella maniera un po' insolita, quegli atteggiamenti un po' divistici oppure strani che ha avuto anche da Oprah Winfrey. Strano perché lui poi è uno che si sa molto bene amministrare. Ha sbagliato recentemente alcuni film e adesso sta, pare, risalendo un po' la cresta dell'onda. Quindi, diciamo, io mi aspettavo sinceramente un riconoscimento importante per questo attore, per questo ragazzo su Magnolia, perché ha fatto veramente un bel percorso attoriale. Io vorrei che per gli attori si guardasse un po' di più la professione e non tanto come può essere l'uomo nella vita di tutti i giorni, perché l'uomo può anche sbagliare, ma noi stiamo giudicando una professione, no? Quindi se c'è una prestazione professionale degna di Oscar, questo Oscar gli va riconosciuto. Ho visto assegnare Oscar a gente che francamente non valeva un granché. Eclatante fu il caso di Jerry Maguire, visto che tra l'altro fu un doppiaggio, e con lì ci si aspettava molto l'Oscar su, No, e invece andò ma secondo paradossalmente a me non Compound. era maturo per l'Oscar, assolutamente. Non era maturo perché aveva una recitazione ancora con le manine, così, con i due ditini, così, faceva le faccette. Guardiamo Magnolia, guardiamo la profondità di quell'interpretazione. Ecco, lui è uno che ha sempre rischiato, ha sempre cambiato ruolo, spesso proponendosi in cose per lui inusitate. Guardiamo Il cattivo di Collateral, guardiamo anche Valchirie, e guardiamo anche il pallido insuccesso di Innocenti Bugie. Ecco, lì il pubblico non è abituato a vedere un eroe che si prende in giro, lui è l'eroe, oppure lui è l'attore che può dare spessore a un personaggio, ma sempre in un ambito, diciamo, non di ironia. Guardiamo L'ultimo samurai, è un film meraviglioso e lui è bravissimo. Io ricordo, a parte Magnolia, L'ultimo samurai come l'ultimo bel film di Tom Cruise. E ricordiamo che su Magnolia lei ha vinto un Nastro d'Argento per il miglior doppiaggio maschile, quindi un film difficile, lo ricordavamo, un'interpretazione diversa dagli stereotipi dell'eroe moderno creato da Cruise, forse un primo incontro veramente con la drammaticità. Lei ha mai incontrato Tom Cruise e che effetto le ha fatto, se lo ha incontrato quando ha visto per la prima volta dal vivo quel volto che era abituato a vedere sugli Beh, schermi? per la prima volta ci siamo incontrati in intervista col vampiro. Io ho una sua dedica, Robert, Thank you for your voice. Me lo sono visto lì davanti. Lui è un po' più basso di me. Adesso mette i tacchi, è alto come me, ma quando ci abbracciamo il mio braccio arriva sempre prima perché è più lungo, naturalmente. Lui è molto gentile, molto carino. Diciamo che adesso negli anni è diventato un po' l'impresario di se stesso, si sa vendere, ha perso un po' di quella. Ma è normale, che sia così, quella spontaneità, quella semplicità, quell'immediatezza di quando lo conobbi nell'intervista col vampiro. Ma è sempre molto gentile, quando ci incontriamo parliamo, mi abbraccia, ci siamo incontrati per il Varchide, ci siamo proprio abbracciati di brutto, e quando ci siamo visti come si chiama lì, a Taormina per la presentazione di Missione Impossibile, lui ha preso Nastro d'argento per Missione Impossibile, l'ho preso per Magnolia, appunto, come ricordava per lui. Lui subito mi ha chiesto, mentre stavamo in palco, stavamo facendo i ringraziamenti, perché non mi hai doppiato in Eyes Wide Shut? E dice, perché il direttore del doppiaggio, a cui era stato affidato il doppiaggio, Mario Valdesi, che era molto in contatto con Stanley Kubrick, e quando morì Kubrick decise tutto Maldesi, per cui Maldesi preferiva cambiare voce e fece una scelta diversa. E lì lui mi disse: se succede un'altra volta, chiamami. E mi diede il nome della sua agente. Io, quando successe, infatti, il pasticcio per Missione Impossibile 3, no, prima era la Guerra dei Mondi, che decisero di cambiare voce. Ne vuole parlare dopo o andiamo No, avanti così? assolutamente, perché siamo nella Decisero sfera Tom di Cruise. cambiare voce, dicendo: sai, ci siamo accorti che sei più vecchio, hai 10 anni più di lui. Ma ce li ho sempre avuti. Dal 1986 ho 10 anni più di Cruise. Dico solo che la mia voce non è vecchia. Ah no, no, 10 anni più, beh, basta, cambiamo voce. Benissimo. E allora,
forte di quell'impegno, diciamo, personale che avevo preso con Tom, gli mandai una mail al suo agente e lui mi disse che appunto aveva il suo agente, Rick Nishita, agente di allora, che avevano demandato tutto alla supervisor e la supervisor, in accordo con l'edizione italiana, aveva deciso di, appunto, di cambiare voce. Cambiarono voce e il film andò male. Subito dopo venne Missione Impossibile 3, io ho fatto 1 e 2, continuò sempre il bravissimo collega e caro amico Riccardo Rossi, per carità, niente da dire né da imputare a lui, non c'entra assolutamente nulla. E anche Missione Impossibile non andò bene. Ironia della sorte, Missione Impossibile 3 uscì mentre io uscivo con il codice Da Vinci, che facevo Tom Hanks, e venne schiacciato come incassi. Allora a quel punto due film su due, voce cambiata, andati male, e forse qualcosa non tornava, anche perché negli altri territori dove il film era uscito, i due film erano usciti, erano andati bene. Quindi gli americani, che sono molto pragmatici, dicono: dove è andato male? Che cosa è successo? Cambiata la voce, e ritorniamo alla vecchia voce. E quindi di conseguenza sono tornato a farlo. È ritornato il sodalizio voce. Ma altro Tom con cui lei ha prestato la voce è Tom Hanks, di cui le chiediamo un commento e un ricordo dei seguenti film. In primis Philadelphia, dove Tom Hanks vince l'Oscar per un'interpretazione difficile sul tema dell'AIDS. Io, anche quello con Giorgio Piazza, direzione del doppiaggio di Giorgio Piazza, ho un ricordo molto vivo di quel film. Anche perché mi trovai un po' a mal partito, nel senso, cominciammo il doppiaggio da quando lui è in clinica che si sta curando per l'AIDS con la mascherina, e dico: ma qui c'è tutto un percorso vocale, è tutto un percorso di storia. Ma come i saggi, i padri del doppiaggio e noi che adesso abbiamo preso il loro posto insegnano, fai quello che fa lui e vedrai che sei a cavallo. Io ho ripercorso in pochi attimi, facendo quello che faceva, cercando di farlo, perché al massimo delle mie capacità, quello che faceva Tom Hanks, e di conseguenza avevo già scavalcato tre quarti del film, ero già arrivato come progressione alla malattia. Ecco, io ho la fortuna di avere questa capacità che ho sviluppato grazie anche alle mie qualità, ma anche grazie agli insegnamenti che mi sono stati dati, quella di entrare subito in empatia, in contatto con il personaggio. Lo sento nell'orecchio, lo sento nella testa, lo sento nel cuore, e di conseguenza ne capto tutte le armonie, tutte le vibrazioni. Quasi una simbiosi. Sì, è una dote camaleontica che si acquista col tempo, col talento, perché il talento ce l'hai o non ce l'hai, lo puoi solo che sviluppare, ma anche grazie anche agli insegnamenti che ho ricevuto. Altro titolo, totalmente diverso, ma non per questo di minor successo, C'è posta per te, esempio superlativo di commedia romantica americana degli anni 90. C'è posta per te, direzione Mario De Angelis, anche con Mario ho fatto tantissimi personaggi, anche il Tom Cruise dell'inizio fu fatto da Mario, il Top Gun... Ecco, Maglio ci aiutò moltissimo. Ecco, Maglio è stato un altro dei grandi precursori del doppiaggio moderno. Cioè, insegnare agli attori a ripercorrere e a riprendere tutto ciò che fa l'attore sullo schermo. Quella è la dote principale del doppiatore. Mentre invece il doppiaggio d'epoca tendeva soprattutto a valorizzare l'attore doppiatore, no? Quasi l'attore riempisse un corpo vuoto, non perché non ci fossero attori all'epoca in grado di farlo, ma perché era proprio, venendo tutti gli attori dal teatro, tutto il doppiaggio, erano formazioni teatrali, Gino Cervi non faceva certo, quando doppiava, come si chiama, James Stewart, ma faceva Gino Cervi che faceva la parte. Non imitavano, non riproponevano le sonorità, le atmosfere, recitavano, e recitando era un po' una sovrapposizione, capito? Ma anch'io recito, cercando di recitare come recitano loro, e di conseguenza
io posso cambiare di più, posso essere più duttile, posso essere più alla ricerca dell'aderenza, certamente, ovviamente all'originale. Tralasciando adesso i due Tom, e infine per quanto riguarda le sue interpretazioni in voce, vorremmo qui ricordare innanzitutto Andy Garcia nel Padrino parte terza, dove per la grande opera di Coppola c'è forse l'ultimo esempio delle grandi voci della CDC, tutte chiamate all'leggio per uno degli ultimi capolavori corali del doppiaggio. Beh, io devo dire che è stato molto bello partecipare a quel doppiaggio. Ho un ricordo strano di un fuori, di un dietro le quinte, nel senso che doppiavamo in una sala particolarmente umida e c'era l'assistente al doppiaggio che aveva particolarmente freddo e voleva particolarmente accendere una stufetta che seccava particolarmente l'aria e la mia mucosa. Ci credete che fu una battaglia tra me e lei? Alla quale pose termine Maglio dicendo: si spenge la stufa, perché la mucosa di scioglie è molto più importante. Se tu hai freddo ti metti una giacca, se lui si secca la gola e non parla più, forse il turno non si fa. Ecco, questo ti sembrerà strano, ma questo è un ricordo che... Ma ho dovuto fare veramente delle cose. E per quanto concerne invece l'interpretazione, era un Andy Garcia estremamente giovane agli esordi, non fu particolarmente difficile, però fu particolarmente bello essere inserito in un contesto, come dicevamo, di gemme, no? Avevi la fortuna di essere entrato da Tiffany e eri parte di Tiffany. E molto più recente, Philip Seymour Hoffman in Truman Capote a Sangue Freddo, 2006. Com'è nata questa caratterizzazione vocale? È stato il direttore Filippo Ottoni a sceglierla per questo ruolo particolare? Quando dicevo poco fa, il fatto di cambiare, no? Nessuno si sarebbe mai immaginato che Roberto Chevalier, voce morbida, voce timbrata, voce da eroe, voce buona, voce da primo attore giovane, voce classica, voce virile, potesse fare una voce gay, querula, con i difetti di pronuncia e così smaccatamente particolare e caratterizzata. Io devo sempre ringraziare Filippo per questa chance, ma l'importante di un direttore doppiaggio è saper vedere oltre quelli che sono gli stereotipi. Cioè, se tu hai dei bravi attori, un attore, proprio perché è attore, è poliedrico, non è settoriale, non è specialistico. Certo, tutti abbiamo dei limiti, per carità. Quando mi chiedono qual è la cosa più bella che hai fatto, io rispondo sempre quella che farò. Perché mi considero sempre, dopo 55 anni di carriera, in itinere. Ho sempre da imparare, devo sempre migliorare e accetto nuove sfide. Chi si ritiene arrivato è finito, è morto, non andrà più avanti. Io ho la presunzione, questo sì, è una presunzione la mia, di poter ancora imparare, ma è anche una grande umiltà. Presumo di essere umile, cioè io ho ancora da imparare e voglio imparare. Voglio aver modo di confrontarmi con anche frontiere inesplorate. Quindi questa chance che mi ha dato Filippo, mi ricordo anche quando abbiamo fatto i provini, perché ha fatto i provini mezza Roma per questa parte, lui mi disse: tu riesci a dare un senso particolare alle cose che dici. Io ti ringrazio. E capì di aver vinto il provino quando mi disse: come sei messo? Cioè, nel senso che impegnai. Dico: non lo so, dipende, vediamo come va. quando cominciammo, io feci uno studio attentissimo delle sue sonorità, di come innanzitutto Philip Seymour Hoffman ha fatto uno sforzo tre volte maggiore di quello che ho fatto io, perché lui ha una voce molto più profonda della mia. Quindi per fare quella voce aveva fatto uno sforzo ancora maggiore. Io ho dovuto fare un grandissimo sforzo, soprattutto di, chiamiamolo anche oltre di livello interpretativo ed emotivo, attenzione, anche proprio meramente tecnico e vocale. E noi facevamo i primi turni pochissime scene.
finché ho trovato la chiave. E quando ho trovato la chiave, Filippo mi ha lasciato liberissimo, ma proprio liberissimo. Quando ho trovato la chiave, la porta era sempre aperta. Dopo la sentivo una volta, due volte, incidevo ed era buona. Per tutta la fase di studio approfondito che avevo svolto. E il trailer arrivò un mese dopo che il film era finito. E Filippo, quando facemmo il trailer, dice: Roberto, dice, io rimango. Dice: tu non hai cambiato una virgola da quando hai lasciato il personaggio un mese fa. Dico: Filippo, ma questi sono personaggi che ti porti dentro per mesi. Io per mesi avevo nell'orecchio e dentro di me quel personaggio. Potevo riprenderlo in qualunque momento. Tanta era stata non solo la difficoltà, ma la profondità dell'operazione, dell'innesto che c'era stato. Nella sua lunga attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani? E fa più fatica a dirigere gli attori italiani o i suoi colleghi doppiatori? Allora, gli attori italiani li abbiamo doppiati tantissimi. Perché? Perché soprattutto negli anni 70, 60, 70, il cinema italiano produceva tantissimo, ma produceva anche film schifezza, oppure film a basso costo, oppure spaghetti western, oppure film come dicevamo prima, un po' Cochon o Godereci, insomma, tante, la commedia italiana, che poi è stata fortemente rivalutata e da Tarantino e da tanti altri, no? Quindi diciamo, si faceva tantissimo cinema in Italia e spesso ci vedono anche film muti, proprio perché dovevano costare poco o con una colonna guida pessima. Io ricordo un film in bianco e nero, muto, dove doppiavo un negro in Campolungo di notte. Dove dovevo dire la battuta non si sa. Mi sono regolato con la luna che si specchiava sui denti, vedevo in fondo una cosa, forse è lì che parla. Infatti poi sulla copia colore poi si vedeva che quel negretto lì parlava proprio in Campolungo. Ma sono fatte delle cose terrificanti, insomma, nella cinematografia italiana. Ne abbiamo doppiati tanti di italiani. Poi, per fortuna, tanti attori italiani hanno imparato a doppiarsi. E giustamente completano la loro opera. Fa più fatica a dirigere gli attori italiani o i suoi colleghi doppiatori? Dunque, per quanto concerne doppiare gli attori, dirigere gli attori italiani, devo dire che spesso hanno delle difficoltà, perché o hanno dei trascorsi di doppiaggio, come Massimo Ghini, che da ragazzi abbiamo doppiato tante cose insieme, che ha iniziato come doppiatore, o hanno una grande dimestichezza con il doppiaggio per essersi doppiati tante volte, perché sono un po' più poliedrici, oppure faticano perché devono magari rientrare nel personaggio dopo alcuni mesi che hanno girato il film, a freddo, in una sala di doppiaggio, buia, in poco tempo, senza il costume, senza le scene, senza i compagni. Cioè, è molto difficile rientrare in sintonia con il personaggio. E poi non dimentichiamo che ogni tanto gli attori si guardano e quindi si dicono: ma come sono venuto? Guarda come mi ha inquadrato male, oppure ha tagliato quella battuta. Cioè, c'è anche un po' un guardarsi che può giocare anche un po' contro. Tendenzialmente l'attore italiano poi fatica molto a doppiarsi, però con santa ecco pazienza. Ecco che lì interviene, con diciamo, santa la pazienza. Bravura del direttore, sì, guidarlo sui giusti sì, finali. È anche un problema poi oltretutto di emissione, perché non sono abituati a emettere davanti a un microfono così da fermi e quindi diventa tutto un po' più difficile, ma insomma. Si è sempre fatto, sempre si farà. Innumerevoli capolavori della cinematografia mondiale portano la sua firma come dialoghista e direttore del doppiaggio. Può parlare in maniera diffusa del film più significativo che ritiene di aver fatto come dialoghista e di quello più significativo che ritiene di aver fatto come direttore, augurandoci che siano due titoli diversi. Purtroppo è difficile che siano due titoli diversi e spiego subito perché. Perché da diversi anni, 10-15 anni, è molto invalsa, e secondo me ha ragione, l'abitudine da parte del cliente di dare al direttore anche la possibilità di fare i dialoghi del film. Perché avviene questo? Perché c'è una profonda conoscenza del film, c'è una profonda conoscenza dei personaggi, c'è una più profonda conoscenza del dialogo, e di conseguenza perché spiegare a due persone diverse
quello che si vuole quando si può riunire tutto in un'unica persona? È eliminare una perdita di tempo. Si concentra in un'unica figura, naturalmente in grado di fare ambedue i ruoli, un'unica chance. E quindi il direttore, anche lui, si trova meglio perché conosce e analizza il film in tutti i suoi aspetti. E soprattutto poi quando ci sono i supervisor esterni, allora è ancora più evidente, perché sennò bisognerebbe far venire anche il dialoghista, bisognerebbe far venire anche il traduttore, cioè bisognerebbe far venire tutto un coacervo di persone che si riuniscono in una sola figura. Tante voci a cantare non fa mai E giorno. lei nella fase di adattamento già immagina quali saranno poi le voci che vorrà mettere come direttore? Assolutamente, assolutamente, e le dirò di più. Conoscendo l'attore, che poi spero faccia il film, però in genere succede che, a meno che non sia fuori o abbia altri impegni, in genere finisce per farlo, glielo adatti su misura. Sai, per esempio, che quell'attore parla un po' più lento, allora lo inzeppi un pochettino di meno. Sai che, per esempio, ci sono attori che hanno difficoltà, un dittongo piuttosto che delle consonanti raggruppate in una certa maniera, allora cerchi di... Cioè, glielo costruisci un po' su misura. È anche un po' più difficile, ma anche un po' più sfizioso. Ma la cosa importante, secondo me, è il risultato finale. E mi chiedevo qual era il film più importante. Sì. Io, il film che ho amato da impazzire è stato Moulin Rouge. Anche perché mi hanno dato ragione gli eventi. Nel senso, abbiamo fatto i provini perché Baz Luhrmann voleva chiaramente sentire le voci che sarebbero state scelte in Italia e sceglierle lui. Voluto tre doppiaggi, come in genere si fa, tre voci su ogni personaggio. E poi il direttore di doppiaggio doveva dare la sua scelta. Tutte le scelte mie hanno coinciso poi con quelle che sono state la scelta finale di Baz Luhrmann. E questa è una grande soddisfazione. Film del quale appunto lei aveva curato anche i Direzione e dialoghi, dialoghi. ma generalmente di tutti i film che ho, voglio dire, il 90% dei film che io ho diretto, ho fatto anche dialogo. Da qualche anno il mondo del doppiaggio deve fare i conti con una nuova figura, il supervisore. Chi sono i supervisori? Si chiede il nostro pubblico, da chi sono imposti, che ruolo ricoprono, se sono esperti di cinema e di doppiaggio, se portano un beneficio all'operazione doppiaggio e lei. Attore te teatrale e televisivo con un'esperienza trentennale come adattatore, dialoghista e direttore, come si pone nei confronti dei supervisori? Allora, il supervisore è una scelta della distribuzione, oppure è una scelta del regista, oppure è una scelta, diciamo, della produzione in toto. Ed è molto importante, non si può prescindere. Il supervisore ha, come dicevamo, carta bianca. Decide di cambiare le voci, decide di cambiare un significato di una battuta, anche se rimane poi nel seminato dell'opera originale. Ti dice, per esempio, di cambiare un hello perché in quel caso non vuol dire ciao, vuol dire salve. Faccio un'ipotesi. Cose che alcune volte non stanno né in cielo né in terra, oppure hanno magari una conoscenza non troppo profonda della tua lingua, per cui ti impongono magari un cambio che in italiano può stridere un po', ma tu devi obbedire. Certe volte mi sono trovato a combattere per difendere certi modi proprio di esporre una battuta, una frase, un concetto che non diversificavano, si diversificavano troppo dall'originale, ma che erano più proprie della nostra lingua. Certe volte ho vinto, certe volte ho perso, ma non si può prescindere. Quindi, diciamo, bisogna fare buon viso al cattivo gioco, ma certe volte invece insegnano anche, e a me è capitato, una differenza sottile tra un modo di esprimersi loro e un modo di poterlo poi rendere in italiano,
che ti dice questa parola in inglese vuol dire quest'altro che sì, ma in italiano si può dire così, no, trovamelo un pochettino più, allora tu ti arrovelli e se fosse così già meglio ma non ancora, allora ci pensi, è il decimo tentativo hai trovato la parola giusta e magari ti saresti arreso al primo o al secondo. Quindi voglio dire, alle volte io mi sono trovato a dover dire grazie, a aver imparato anche qualcosa in più dell'inglese, qualcosa in più di un significato che andava lavorato meglio. Si può dare di più. Un altro fenomeno degli ultimi anni è di chiamare personalità famose, i cosiddetti talent, per doppiare personaggi di grande richiamo. È chiaro lo scopo pubblicitario che è alla base della potente idea. Noi però vorremmo sapere come lei reagisce quando le impongono tali personaggi che pretendono grossi compensi e purtroppo spesso tolgono lavoro ai doppiatori Ma io professionisti. reagisco attaccando l'asino dove vuole il padrone. Il giocattolo è loro. Io non è che posso dire, io vi dico che sbagliate. Non fa... Se vogliono mettere ipotesi, Fiorello a doppiare un cavallo, mentre per fare il cavallo ci starebbe meglio Paolo Villaggio. Se vogliono, ma va benissimo, il giocattolo è loro. Io ne rientra nel mio compito cercare di far sì che Fiorello doppi il cavallo nel miglior modo possibile. Quello è il mio lavoro. Allora lì posso sbagliare se non glielo faccio fare bene. Ma sul fatto che loro scelgano Tizio piuttosto che Caio, il giocattolo è loro. Devono fare quello che credono opportuno. Certe volte, ecco, potevano scegliere magari meglio, nel senso che si è rivelata magari la scelta di quel talent sbagliata. Se ce ne fosse stato un altro, magari la cosa sarebbe stata, diciamo, un'operazione più di successo sia a livello commerciale che a livello qualitativo, perché una persona più capace avrebbe fatto magari meglio. Ma ripeto, sono scelte nelle quali un direttore di doppiaggio può consigliare, ma non può assolutamente entrare nel merito. Un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo. Con la motivazione dell'audio scadente per la qualità necessaria a realizzare i DVD, si ridoppiano classici della cinematografia straniera e la stessa necessità dovrebbe riscontrarsi per i capolavori italiani del neorealismo, ma nessuno si sogna di ridoppiare Roma Città Aperta, che ha un audio altrettanto improponibile per il famoso sistema audio 5.1. Lei che posizione ha nei confronti dei ridoppiaggi e che effetto le hanno fatto alcuni ridoppiaggi eccellenti? Allora, io sono stato protagonista come direttore e come attore di alcuni ridoppiaggi. Allora, partiamo subito col dire una cosa, che quello che è un grande classico non si potrà mai rifare allo stesso modo, per due motivi. Uno, economico. Se per fare Via col vento ci sono voluti 100 turni, ipotizzo, per fare un DVD oggi te ne danno 15, 20. Perché? Perché il costo di incasso di un DVD è nettamente inferiore alle sale cinematografiche, no? Allora, può costare un doppiaggio altrettanto? No, deve costare di meno. Di conseguenza, la resa artistica non può essere uguale, perché non si fa una Ferrari carrozzandola un 500. È impossibile. Quindi già questa è una cosa che taglia la testa al toro, già fa inorridire. Fa inorridire anche il fatto di togliere voci storiche. È stato ridoppiato, come si chiama? Quello di Coppola, Apocalypse Now. Io ho ridoppiato Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove facevo la parte che era di Pino Colizzi. Io ho fatto del mio meglio, ma lì avevamo pochi turni. Tutti fanno del proprio meglio i grandi professionisti, ma vi rendete conto che se ci sono voluti 40 turni e tu lo fai in 10, 12, 15, no? Cioè è proprio un'equazione, non può venire alla stessa maniera. Sono stato protagonista come direttore della riedizione di Brian di Nazareth e lì ho avuto un tracollo. Perché? Perché in Brian di Nazareth ognuno dei Monty Python faceva 8, 10, 12, 13 caratterizzazioni diverse. Il doppiaggio all'epoca fu fatto dando a ogni personaggio delle cadenze dialettali italiane e poi con voci diverse.
C'era per esempio il Monty Python che faceva Gesù, poi faceva invento un apostolo, poi faceva un venditore. Tre voci diverse. Quello che faceva il cattivo, poi faceva altre voci. E lì invece era un Monty Python che ricopriva tanti ruoli. Allora io, la prima cosa che ho fatto, ho detto: signori miei, cosa devo fare? È come se il trio Marchesini-Soleanghi Lopez, che ha fatto tutto i Promessi Sposi, noi improvvisamente mettessimo tutte voci diverse. Devo fare come è stato fatto, o facciamo un'operazione filologica ridando lo spessore che c'è? Quindi chi doppia quel Monty Python fa tutti quei ruoli, chi fa. No, 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 come all'originale. Allora io ho dovuto cercare attori in grado, doppiatori, perché il film, essendo in riedizione DVD, doveva costare poco. E siamo sempre lì. Che avessero questa duttilità e questa capacità di fare tanti parti. Giorgio Lopez, Francesco Pannofino, Massimo De Ambrosis, questi grandi doppiatori hanno fatto 10, 12 caratterizzazioni ognuno. Quindi, in un certo senso, siamo ritornati all'opera primigenia. Ma capite voi che comunque, anche all'epoca, quando fu fatto, rifacendolo anche noi naturalmente con i dialetti italiani, fu fatta una scelta di un certo tipo. Quindi è sempre difficile riproporre un qualcosa dopo. E secondo me, io me ne fregherei della tecnologia e penserei solamente all'arte. La critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi. Secondo lei l'abbassamento della qualità del doppiaggio oggi, che in gran parte si attribuisce ai tempi frenetici che da diversi anni attanagliano il mondo delle voci, è imputabile anche al disinteresse della critica verso questo mondo? Sono due percorsi diversi. Il fatto non è che i doppiatori sono frenetici, è il fatto che il cliente vuole spendere sempre di meno. Si vuole fare una Ferrari pagandola come una 500. Ma voglio dire, è anche una crisi. Il mondo è in crisi, il settore è in crisi, il doppiaggio, la cinematografia, l'Italia è in crisi. Di conseguenza, però, c'è modo e modo di affrontare la crisi. Allora, si possono fare delle cose buone con prezzi decenti, ma non si devono fare delle cose scadenti a dei prezzi irrisori. Purtroppo, c'è chi, pur di sopravvivere, fa lavori scadenti a prezzi irrisori. Ma questo purtroppo c'è anche se tu vai in una strada, vedi 10 negozi, c'è il negozio della merceria, c'è il grande gioielliere, c'è il negozio di giocattoli e c'è il negozio cinese. Che fai? Gli dai fuoco? Però abbassa lo standard poi di tutti. Esatto, esatto. Quindi purtroppo nel doppiaggio in parte succede la stessa cosa, ma non è mai imputabile il doppiaggio. Il doppiaggio è un lavoro di trasformazione. Chi trasforma, cioè il doppiatore, non è mai padrone dell'opera. A me fanno ridere, ma ridere a crepapelle, certi blog dove vedo scritto i doppiatori fanno questo, il direttore di doppiaggio ha fatto quest'altro, quell'attore doppiatore ha stravolto. Ma noi siamo dei trasformatori. Se viene il supervisor, se viene il direttore dell'ufficio edizioni, che ti dice tu lì, anziché dire buongiorno, dici salutami Martina e digli di star bene. Tu quello devi fare perché il giocattolo è loro. Tu a quell'ordine puoi o meno obiettare, cercare di trovare una via di mezzo, ma farlo poi come vuole lui, nel miglior modo possibile. Quello sì. Platone diceva: qual è il fine, lo scopo del ciabattino? Fare le ciabatte bene, non fare le ciabatte semplici. Fare le ciabatte bene, cioè adempiere a un obbligo morale di fare bene la propria professione. Ma se non ti danno modo di farla bene questa professione, è inutile che poi tu dica il doppiatore ha fatto, il dialoghista ha scritto, il direttore ha detto. Alla fine, quando si va poi a fare il controllo, c'è sempre quello che ti dà i soldi, cioè il cliente che dice: là, quella voce non mi piace. Ha ragione certe volte, ma certe altre volte ha torto.
lì quella parola non mi piace, lì dici questo, lì dici quest'altro, questo lo togli, questo fa e questo fai. Devi fa... Tu non puoi altro che dire, guarda, secondo me, puoi cercare di fargli cambiare opinione, ma alla fin fine il giocattolo è suo e ci fa quello che vuole. Io ho visto comprare dei film violenti, tagliarli, far cambiare i dialoghi e farli diventare film per educande, perché se no avevano il divieto ai minori. Ma allora non facevi prima a comprare un altro tipo di film? Queste sono le cose inspiegabili. Ma purtroppo il cinema è fatto così. Quindi, alla fine della fiera, il doppiaggio è un sano mestiere artigianale che ora sta diventando un po' industriale, ma che per obbedire ai requisiti di qualità ha bisogno di due cose essenziali: il tempo e il denaro. Se non mi date il tempo e il denaro per fare un film nel tempo che richiede, verrà una cosa di minor qualità. Ma non è colpa nostra, non è il doppiatore, è sempre la committenza che, a torto o a ragione, ha determinate esigenze. Punto. Anche il bravo chirurgo deve avere i giusti strumenti. Certamente, operare. Non puoi aprire una pancia con una penna biro, è difficile. Da qualche anno lei tiene delle lezioni di doppiaggio per aspiranti attori doppiatori. In cosa consistono i corsi e qual è l'insegnamento più difficile da far comprendere a chi non ha mai praticato una sala di doppiaggio? Beh, sono lezioni semplici, nel senso... si cerca di far capire, innanzitutto di insegnare la fonazione, la lettura espressiva, la lingua italiana e nozioni, ma tutto in nozioni, perché un mestiere non è che si improvvisa in poche lezioni, ci vuole tempo, e è solo l'inizio di un percorso, quindi questo percorso, se poi si hanno le qualità, la voglia, e le capacità, perché nessun corso, nessuna lezione potrà mai trasferire due cose, capacità e talento. Potrà tirarle fuori, esaltarle, insegnare un percorso tecnico-artistico, ma se poi uno è sordo, come dico sempre, se un attore è cane, gli puoi mettere il guinzaglio alla museruola, ma non gli puoi insegnare a non fare la pipì. Se uno è cane, è cane. Se uno ha delle potenzialità, si migliora, insomma. Quindi... si cerca di guidare, di insegnare i rudimenti, i primi step di un mestiere e di valorizzare quei talenti che potrebbero un giorno sbocciare. Lo storico del doppiaggio Gerardo Dicola afferma che è facile entrare nel mondo del doppiaggio se si è figli di doppiatori, ma non si arriva ai vertici se non si è bravi. Dopo aver commentato questa affermazione, qual è il consiglio o l'insegnamento migliore che sente di aver dato a suo figlio David, oggi doppiatore? Mio figlio, ho cercato di tarpare le ali quando era piccolo, perché non volevo che facesse il mio mestiere, volevo che facesse il bambino. Lui già da piccolo dimostrava notevole talento, aveva già fatto delle cose. Ma gliele ho fatte fare così per... sai, i bambini cercano sempre di emulare un po' i genitori, e quindi per farlo divertire. Ma invece lui il talento lo aveva. E allora l'ho stoppato. Quando poi è diventato grande, a 18 anni, mi ha detto: papà, io lo voglio fare come mestiere. Allora, per metterlo alla prova e per insegnargli che nella vita niente si ottiene così, schioccando le dita, gli ho detto: va bene, ti farò fare il militare. Dopo di me sarà tutto più semplice. Questo per metterlo alla prova e per, siccome lui ha un po' un carattere un po' che rimanda, che è un gemelli, no? Quindi tante cose insieme. Quindi... dargli un po' di concretezza, gli ho fatto fare un po' di gavetta, di sana gavetta con me, e poi i fatti mi hanno dato ragione, perché ha dimostrato di avere talento, ha dimostrato di saperlo fare, ha dimostrato di volerlo fare, e ha fatto di tutto per poi discostarsi da me, per non essere il figlio di, e ha seguito un suo percorso che lo porta a essere oggi uno dei più giovani più apprezzati. Quindi il consiglio che do ai giovani è di studiare, di impegnarsi, di imparare a recitare, saper recitare è la prima cosa, e la tecnica poi si apprende con facilità, ma se non si ha orecchio, sensibilità e cervello, quello che escono da qua sono solo suoni, più o meno gradevoli, ci vuole un'interpretazione, e un'interpretazione si fa con la ragione, con il sentimento, con l'arte, ecco.
E per diventare artisti ci vuole tempo. Signor Chevalier, noi la ringraziamo per il suo contributo e gli insegnamenti che i nostri spettatori sapranno trarre dalle sue parole, dalla sua testimonianza. E proprio a loro, da ultimo, le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Cari affezionati del sito Enciclopedia, dall'A alla Z imparate tutto ciò che c'è da imparare del doppiaggio. Ne vale la pena. È un bel mestiere, è un bel mondo, è un, come tutte le cose, facile e difficile. Si ama e si odia. Ma finché lo possiamo fare, facciamolo e amiamolo.